Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Questa frase pronunciata da Giovanni Battista riassume in poche parole il messaggio centrale della Bibbia. Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Se sfogliamo le pagine della Sacra Scrittura, troviamo Gesù presentato con tanti titoli e ruoli. Gesù il Signore dei Signori, Gesù il Leone di Giuda, il Figlio di Dio, come anche il Figlio dell'Uomo. Gesù è la luce, è la via, è il Gran Medico e potremmo continuare ancora. Già ad Adamo, dopo il suo peccato, Dio aveva annunciato che avrebbe provveduto l'agnello, che avrebbe cancellato il suo sbaglio. E in questo agnello avevano creduto Abramo, Mosè, i vari profeti Isaia, Daniele. Così, quando Giovanni Battista dichiara quel giorno: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo», non fa altro che affermare che finalmente si era avverata la salvezza promessa da tanti secoli. Questo versetto ci porta ad alcune riflessioni. Gesù è l'agnello di Dio, la soluzione pensata e offerta da Dio per l'uomo, per me, per te, che almeno una volta nella vita abbiamo voluto fare di testa nostra, accorgendoci poi di avere fatto la scelta sbagliata. Gesù è l'agnello che toglie i peccati. È impossibile per noi riuscire a cancellare con le proprie forze i nostri errori. L'uomo è capace di fare tante cose. Può guadagnare soldi, può costruire cose straordinarie, può andare nello spazio, ma non può salvarsi dalla condanna dei suoi errori. Ha bisogno di un Salvatore. E Gesù è il Salvatore del mondo. Giovanni, con questa affermazione, ribadisce che non è morto solo per i peccati dei giudei, il popolo di Dio, ma per tutti coloro che in ogni epoca si rivolgeranno a Dio per chiedere perdono. Ecco perché Gesù è venuto qui sulla terra, per essere il Salvatore di noi uomini, uomini deboli, per cancellare i nostri peccati, i nostri sbagli. Chi è Gesù per te? Ti senti inadeguato? Immeritevole perché hai sbagliato tante volte? Può essere vero. Ma Dio una volta ha detto: «Ma sia ben chiaro, anche se i vostri peccati sono rossi come il fuoco, li farò diventare bianchi come la neve e puri come la lana». Gesù è venuto per essere il tuo, il mio Salvatore, e questo è il dono più grande che tu e Dio potevamo ricevere dal nostro Padre che è nei cieli. Buona giornata.